Tornando a discutere anche solo sommariamente di questo secondo metodo e delle rette su cui si basano le valutazioni delle caratteristiche di luogo articolatorio in riferimento a parametri di tipo acustico, osserviamo rapidamente che tipo di rette caratterizzano i tre luoghi di articolazione principali che abbiamo analizzato. Osserviamo in particolare che la retta più ripida tende a essere quella delle consonanti velari, leggermente più inclinata è quella delle bilabiali, nettamente più inclinata è stavolta con un'intercetta significativa, quindi con un valore di intersezione con l'asse delle ordinate molto più alto, le alveo-dentali. Questa è una caratteristica abbastanza frequentemente osservata, ma la letteratura specialistica su questi argomenti ha un po' trascurato le valutazioni sull'intercetta, ritenendo sufficienti quelle sul parametro angolare, cioè sul parametro M. In realtà, per eseguire una netta separazione categoriale tra queste diverse consonanti, è opportuno anche in questo caso riferirsi a grafici di dispersione dei valori di M e Q presi simultaneamente. Ma molta letteratura, ripeto, si è concentrata sulla valutazione del parametro angolare M come elemento di caratterizzazione del luogo articolatorio. In questa tabella ho riassunto le osservazioni fatte sui nostri dati, differenziando le consonanti sorde da quelle sonore a parità di luogo di articolazione e il valore ottenuto a seconda del tipo di sequenza analizzato, cioè VC o CV, in rapporto a valori rilevati su vari studi che hanno passato in rassegna varie lingue. Soffermiamoci un attimo sui valori di parametro angolare della retta che soddisfa l'equazione De Rocci per le consonanti bilabiali. Osserviamo, come dicevo prima, che le consonanti bilabiali presentano una pendenza elevata, ma leggermente ridotta rispetto a quella delle velari. Ecco, i valori ottenuti nella transizione vocale-consonante sono intorno a 0,9, tanto per le sorde quanto per le sonore. Invece il valore si abbassa ulteriormente nella transizione tra consonante e vocale, ma siamo comunque molto vicini a 0,9. Guardando alle altre lingue osserviamo che abbiamo un valore sostenuto, cioè in questi dati le bilabiali presentavano una buona velocità e una buona pendenza, diciamo, di passaggio dalla consonante alla vocale. Tra le lingue io forse dettaglierei in particolare l'estone, che presenta una significativa differenza come la nostra, una differenza, diciamo, con uno scarto significativo, forse anche più importante del nostro, nel distinguere i due tipi di sequenza, con un valore che si presenta piuttosto basso, abbastanza simile a quello che noi otteniamo per le alveo-dentali. Guardando le alveo-dentali, in effetti noi vediamo valori intorno a 0,7-0,8 che si riducono nel caso del passaggio da consonante a vocale. Abbiamo poi anche un calcolo medio. Le velari sono quelle che dicevamo presentano la pendenza maggiore, questa pendenza è addirittura superiore a 45 gradi nel caso della transizione vocale-consonante. Ma comunque anche tra consonante e vocale abbiamo un valore che si aggira intorno a 1. Ecco, è molto interessante dettagliare ancora una volta i dati dell'estone, ma in questo caso forse anche dell'arabo, che presenta valori di parametro angolare, che appunto ci dice la pendenza della retta di regressione nel caso delle alveo-dentali, molto, decisamente molto bassi, anche il Thai rispetto ai nostri. Come la giustifichiamo questa cosa? La giustifichiamo pensando che in queste lingue in effetti siano stati misurati dei campioni con un'articolazione non necessariamente alveolentale, ma magari maggioritariamente alveolare. L'inglese, già che è una lingua che viene descritta con le alveolari, con delle occlusive alveolari, presenta valori più bassi. Allora, il sospetto è che anche in queste lingue ci sia una preferenza per articolazioni alveolari. D'altra parte, per l'arabo sappiamo che le articolazioni dentali sono spesso legate a varianti allofoniche o addirittura geografiche di altre consonanti. E quindi è probabile che per mantenere il contrasto i parlanti realizzino le occlusive alveolentali prevalentemente alveolari o addirittura spostate ancora più indietro. Queste sono impressioni che andrebbero verificate sui dati. Quanto alle velari, effettivamente notiamo che ci sono lingue che hanno valori di parametro angolare decisamente più basso.
che anche in questo caso ci fanno pensare a una forma intermedia, quindi a un'articolazione della velare che potrebbe essere stata interessata a un avanzamento dell'articolazione, in questo caso soprattutto nel passaggio dalla vocale alla consonante. Questo si vede anche nel valore assunto dall'inglese negli studi in cui è stato valutato questo parametro.